con Nunzia Carrozza dal Casinò di Sanremo, dove aleggia una musica secondo me più sublime di quella dell'Ariston. Ce la vogliamo diciamocelo, è la verità, si sente musica veramente in ogni centimetro quadro di questo posto, è bellissimo. Per presentare un bel progetto, una bella idea. Sì, è un'idea che vuole sostenere, supportare e assistere i professionisti della voce a tutto tondo. Alimentazione, voce, postura, riabilitazione, speriamo che non me ne sia mai bisogno, però noi ci siamo. Siamo un bel gruppo di lavoro. Mangia come canti o canta come mangi? Ma è un po' la storia dell'uovo e la gallina. Vanno bene entrambi, insomma. E un momento davvero splendido quando ti sei messa al pianoforte a cantare, praticamente quello era un momento di formazione, uno spot, ma tu sei splendida. Ma grazie, troppo buoni. Era un modo per dimostrare, insomma, che ci sono cose, la voce compresa, non è detto che bisogni per forza andare a Sanremo, insomma si può cantare anche in altri posti come forma di aggregazione e come benessere, perché cantare, diciamolo, anche questo fa benissimo al cuore, all'anima e al corpo. Terapia della psiche, terapia del corpo, in un magico rapporto di feeling, di condivisione che si stabilisce, tu tiravi la nota e dal pubblico tornava. Partiva la voce addirittura nel secondo pezzo senza che io la cominciassi la canzone, quindi sono bastate pochissime note per far capire dove e che parole dire, è stato bellissimo. Alimentazione è un tema di per sé molto importante, chissà perché sottovalutato. Poca attenzione anche a scuola. Ancora, credo che ancora per poco sarà così, perché ultimamente c'è un'attenzione in più, ma se non altro perché siamo tutti stressati, abbiamo tutti dei ritmi quotidiani assurdi, per cui c'è lo sviluppo di una patologia che è il reflusso gastroesofageo, di cui pare che soffriamo ormai praticamente tutti, per cui c'è una relazione strettissima fra reflusso e alimentazione. Senza poi entrare in temi molto più drammatici come quello di malattie incurabili che avrebbero nell'alimentazione quantomeno una delle concause fondamentali. Assolutamente, come abbiamo assistito, come abbiamo ascoltato dal medico di prima, a volte addirittura la risoluzione, però se ne parla ancora poco per, ovviamente sappiamo, vari interessi delle case farmaceutiche, di altre discipline, ma non apriamo un calderone né solleviamo un polverone inutile, c'è comunque una correlazione strettissima fra quantomeno evoluzione delle malattie poco simpatiche, insomma, e l'alimentazione. Dove possiamo trovarvi? Ci trovate ad Airola in provincia di Benevento e a Casoria vicino Napoli. Ed allora diciamo che è giunto il momento di parlare di alimentazione in maniera seria, e noi non lo faremo solo a parole ma in musica e parole.